sta per iniziare un percorso di formazione diretto appunto a crescere nuovi direttori di gara. Raccontaci un po' come funziona il corso che prenderà via il prossimo 2 novembre. Sì, grazie Elena dell'opportunità, perché sinceramente è importante far capire a tutti i ragazzi e ragazze di età compresa dai 14 ai 40 anni quello che è il percorso di formazione per diventare arbitro di calcio. Si tratta appunto, come ho detto, di un percorso di formazione, perché il corso, come detto correttamente, inizierà il 2 novembre, prevede delle lezioni frontali in presenza durante le quali si studierà il regolamento del gioco del calcio attraverso un'analisi appunto di quello che c'è scritto nel regolamento e una visione di filmati a scopo didattico, filmati tratti da gare internazionali e nazionali e semplificativi di quelle che sono le varie sfaccettature delle regole del gioco. Quindi questa è una prima parte del corso che poi si concluderà con un esame sempre teorico, scritto e orale, sempre sul regolamento del gioco del calcio. Terminata questa prima parte, i ragazzi, quindi i neoimmessi, proseguiranno nel percorso di formazione attraverso un'attività di tutoraggio che ciascuna sezione a livello italiano e noi stessi facciamo, che si sostanzia nel accompagnare i ragazzi nelle prime gare dirette, e gli accompagnatori sono appunto figure più esperte, quindi arbitri ed osservatori arbitrali in attività, che accompagneranno l'arbitro per tutta la durata della gara e lo supporteranno in quelle che sono le attività iniziali, quindi anche quelle di controllo burocratico della documentazione necessaria per le due squadre poter andare a disputare la partita, e poi anche nel corso della gara per supportare i ragazzi neoimmessi nei primi approcci con il fischietto, sostanzialmente. Questo è un aspetto molto importante, cioè il fatto che comunque i ragazzi vengono seguiti dall'inizio, cioè dalla teoria, fino alle prime esperienze, finché non sono, tra virgolette, pronti. Esattamente. Tra l'altro noi durante il corso facciamo anche un'attività didattica in più, perché portiamo i ragazzi nei fine settimana a vedere con noi delle gare a scopo didattico, cioè cercando di fargli vedere le partite dal punto di vista dell'arbitro, quindi concentrarsi sia sul gioco ma soprattutto sull'arbitro e su quelle che sono le decisioni, e contestualmente alla partita, approfittando magari delle pause che ciascuna partita ha o anche dell'intervallo tra primo e secondo tempo, discutiamo di quelle che sono state le situazioni, quindi sia durante la gara sia nel post gara. Questo perché riteniamo che questo sia un elemento di formazione importante. In più, i ragazzi fin dall'iscrizione al corso arbitri hanno la possibilità di partecipare agli allenamenti, perché noi organizziamo 3 allenamenti a settimana, 2 al campo scuola e 1, quello del mercoledì, al campo sportivo di San Miniato, dove i ragazzi, oltre alla preparazione atletica, hanno la possibilità di confrontarsi con altri arbitri in attività e con formatori su quelle che sono le prime esperienze e proprio su quello che è l'approccio alla partita. Quindi anche sotto quel profilo lì c'è una formazione continua, cioè noi abbiamo degli appuntamenti calendarizzati, degli appuntamenti fissi, devono essere soltanto i ragazzi poi a partecipare. Chi più segue più si forma, naturalmente. E proprio questa attenzione ai ragazzi l'ha portata addirittura all'interno degli istituti superiori, con un progetto che appunto tende a far avvicinare i ragazzi comunque al mondo arbitrale. Sì, noi in questo momento, grazie alla collaborazione di alcuni docenti di educazione fisica del Bambini e del Galilei, stiamo andando in questi istituti scolastici e durante l'ora di educazione fisica presentiamo alle classi, quindi a partire dalle prime, sia il corso arbitri, sia proprio gli facciamo un'oretta di lezione frontale
su alcuni argomenti regolamentari, facendogli vedere dei filmati, cercando di stimolare il dialogo tra di loro, cercando di stimolare la decisione di alcuni episodi che gli facciamo vedere, in modo tale da far incuriosire i ragazzi su quello che è l'aspetto regolamentare. Lo facciamo nell'ambito degli indirizzi sportivi di queste due scuole, perché così abbiamo comunque un bacino di utenza rappresentato da ragazzi che giocano a calcio, ragazzi che comunque partecipano ad altri sport, fanno altri sport e quindi hanno una predisposizione verso lo sport che magari è diversa da ragazzi che invece non praticano sport. Allo stesso tempo, naturalmente, anche chi non pratica più sport o non ha praticato sport può e deve anzi avvicinarsi all'arbitraggio, perché è proprio un'opportunità per iniziare una attività sportiva, e una nuova attività sportiva, e quindi per fare un passo verso un mondo che magari non si conosce ancora, ecco. Comunque il corso è comunque aperto a ragazzi e ragazze, sì. E se come si fa per potersi iscrivere? Allora, guarda, il corso innanzitutto è gratuito e non impegnativo, è aperto a ragazze e ragazzi di età compresa dai 14 ai 40 anni. Per iscriversi al corso è semplicissimo, basta contattare la sezione nelle nostre pagine social e sia su Facebook sia soprattutto su Instagram, sia anche negli indirizzi che abbiamo, quindi la nostra email e i nostri numeri di telefono, ma noi siamo come Aia Siena, siamo facilmente rintracciabili su Instagram, cioè ci siamo soltanto noi, e basta mandare un messaggio anche semplicemente su Instagram o su Facebook dicendo che si è interessati alla frequentazione del corso. A quel punto chi scrive, chi ci contatta, verrà contattato immediatamente dai nostri responsabili, quindi dai coordinatori del corso, e gli forniranno tutte le informazioni necessarie. Ma di fatto è sufficiente semplicemente, a partire dal 2 novembre, presentarsi nella nostra sede alle 18.50 e frequentare il corso arbitri. Le lezioni dalla settimana poi successiva ci saranno il lunedì e il giovedì, mentre la prima lezione ci sarà martedì 2 novembre, perché chiaramente il primo è festa, ma di norma poi ci saranno sempre il lunedì e il giovedì dalle 18.50 in poi, quindi in quella fascia oraria. Quindi è sufficiente venire, dare il proprio nome, il proprio cognome, l'età, e poi non ci sono altri particolari adempimenti burocratici. Una cosa importante sempre per la formazione, il focus sui relatori, perché i relatori del corso, cioè la didattica, viene fatta da arbitri in attività della nostra sezione. Sono arbitri che vanno che arbitrano nelle categorie nazionali e professionisti, oltre a ragazzi che fungeranno da correlatori e da organizzatori che dirigono gare nelle massime categorie regionali dell'eccellenza e la promozione. Quindi il profilo dei formatori è elevato, cioè i ragazzi hanno la possibilità di ricevere didattica da persone di grandissime esperienze e capacità. Quindi credo che sia un'opportunità importante anche solo per avere contatti con sportivi di alto livello. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a te, buona serata.